Ciao Chicco. Ciao. Ciao e benvenuti in un nuovo video Fova Channel. Dopo l'IBC di Amsterdam, se non avete visto il video in descrizione trovate il link, abbiamo partecipato anche al Fotokina 2018. In particolare sono state 5 le cose che mi hanno colpito di questo Fotokina. Partiamo dall'evento Zeiss. A very special audience. Si è appena conclusa qui la presentazione della nuova mirrorless full frame ottica fissa di Zeiss. Sono i primi a fare questa fotocamera, ma la cosa pazzesca esclusiva è poter fare edit con Adobe Lightroom direttamente in camera e poi la condivisione. I dati poi li potrete leggere sul nostro magazine, ma 37,5 megapixel, ottica fissa 35 mm, memoria interna da 512 su scheda SSD. Dopo l'evento esclusivo di Zeiss, passiamo al Fotokina vero e proprio. 4 sono le novità di cui vi voglio parlare. Sono arrivato adesso allo stand di Hasselblad per vedere le novità che hanno portato. 3 nuovi obiettivi per X1D e un teleconverter. Andiamo! I 3 nuovi obiettivi per Hasselblad X1D, la medio formato mirrorless di Hasselblad, sono il 65 mm 2.8, l'80 mm 1.9 e il 135 2.8. Insieme a questi è stato presentato anche un teleconverter per il 135 mm. Adesso vi porto allo stand Panasonic per vedere le novità. La Panasonic S1, la full frame nelle due versioni, il nuovo 10-25 obiettivo per Lumix G e la LX100 seconda. Siamo qui con la Panasonic S1 nella versione R, quindi quella da 47 megapixel. Full frame, un'ottima impugnatura. Al suo debutto arriverà con la possibilità di registrare direttamente in 4K 60 frame, ma già facendo intuire qualcosa sull'8K. Altra interessante novità che è stata portata qui a Fotokina è la LX100 Mark II. Nella sua nuova versione adotta un sensore MOS 4 terzi da 17 megapixel effettivi. L'ottica è un vario Summilux 24-75 f1.7-2.8. Quindi secondo noi è una ottima compagna di viaggio per fotografie di reportage, anche grazie al fatto che è stato introdotto l'unità Wi-Fi per passare direttamente le foto sul nostro smartphone. Invece Broncolor, storico marchio professionale nel mondo dei flash da studio, ha portato qui a Fotokina una grande novità, un nuovo LED della serie F160. Un LED piccolo, robusto e altrettanto ergonomico, con un facile e intuitivo menu in cui possiamo andare a variare le impostazioni, così come siamo già abituati sulla serie di monotorcia Siros, sempre di Broncolor. Questa potrebbe essere una delle interessanti nuove distribuzioni in casa Fova. Ci siamo soffermati qui nello stand Think Tank, un marchio molto interessante, sono produttori di zaini fotografici, zaini outdoor con la possibilità di inserire uno spazio fotografico. Molto interessante la vasta gamma di trolley che nascono per il trasporto di attrezzatura fotografica, di attrezzatura video, quindi grosse telecamere, ma anche il trasporto di stativi grazie a dei trolley molto lunghi e il trasporto di flash da studio o luci da studio. È un interessante marchio austriaco che è stato in grado di trasformare l'abbigliamento classico fotografico tecnico in qualcosa di nuovo. Adesso vi porto a scoprire la novità che hanno presentato in anteprima assoluta qui a Fotokina.
Si tratta del classico gilet da fotografo reinterpretato dando un tono molto più giovanile, le solite tasche porta oggetti, qua possiamo mettere gli obiettivi, le schede, i tappi, le nostre cose, ma la cosa veramente incredibile è che questo gilet ha delle aree riscaldate che funzionano tramite power bank, quindi semplicemente attaccando il nostro power bank il gilet è in grado di scaldare. Ma la cosa secondo noi veramente incredibile è il fatto che utilizzando i power bank Thermic, grazie all'ausilio di un'app, il gilet diventa intelligente, che significa che è in grado di capire quando ci muoviamo e quindi abbassare automaticamente la temperatura. Quindi anche questo Fotochina 2018 si è concluso. Nonostante la stanchezza siamo stati molto contenti di partecipare a questo importante evento per vedere in che direzione si sta muovendo il mercato. E a voi qual è la novità che vi ha colpito di più di questa importante fiera? Ditecelo nei commenti, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video.